Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 29 settembre, vediamo quali sono i temi fondamentali sui giornali. Secondo il Corriere della Sera, che non ha qualche volta il coraggio di dire quello che avviene veramente, cambia l'IVA. Questo è il titolo del Corriere della Sera, cioè il 10% di aliquote dovrebbe passare al 12% se pagato con la carta di credito, 9%, cioè un punto percentuale in meno rispetto a quello di oggi se invece scusatemi pagato con la carta, 12% se contanti. Si tratta ovviamente di una verità molto parziale, a parte il fatto che ancora non sappiamo esattamente cosa succederà, ma se oggi lo stesso notizia la leggiamo sul Messaggero con un pezzo molto più informato secondo me di Andrea Bassi, quello che si legge sul Messaggero e poi lo vedremo anche sul Sole 24 Ore è che non è così pacifica la cosa. Intanto il Sole 24 Ore dà la dimensione: 5 miliardi in più con questa manovra di tasse sull'IVA, e quindi evidentemente non potrà essere a saldo zero. E soprattutto quello che ci dice benissimo il Messaggero è che ci saranno aumenti selezionati dell'IVA e alcuni beni che oggi sono tassati al 10% potrebbero arrivare al 12%, quindi stiamo parlando di un vero e proprio aumento dell'IVA, di cui Confesercenti, Confesercenti e Confcommercio sono davvero contrari, e in cui, secondo quello che scrive oggi il retroscena della politica, sarebbero contrari anche i renziani. Batti a fidare, vediamo quanto fino a quanto saranno contrari. Comunque la cosa fondamentale è che questo cashback, cioè il fatto che se io pago con la carta di credito, prima pago il 12%, poi però mi restituiscono il 3%, come se fosse, non so, Carrefour, in realtà è una micchiata, perché non vale negli scambi tra imprese, con professionisti, quindi si tratta di uno sconticino che viene fatto soltanto a coloro che verranno a prendere questa carta di credito, che terrà dentro carta di credito, patente, tutto quanto, e verrà fatta dalle Poste, cosa che non piace ovviamente ai concorrenti, che dicono: scusatemi, mi spiegate perché il monopolio degli acquisti dovrà essere fatto attraverso una carta delle Poste, peraltro con tutte le informazioni sugli acquisti che a quel punto arriveranno all'Agenzia delle Entrate, che dovrà riconoscere il cashback. Insomma, si parla di una roba che se la fanno è da impazzire. Gialesina oggi sul Corriere della Sera ci scrivono uno dei loro pezzi in cui, che abbiamo letto 500 volte, in cui ci dicono che è meglio tagliare le tasse e le spese piuttosto che non fare nessuna delle due cose. Siamo perfettamente d'accordo con loro su questo, e poi spiegano la differenza che c'è tra il debito dell'Italia e quello del Giappone, perché parte del debito italiano è detenuto all'estero. L'altra cosa che ricompare sul giornale è questo famoso buono mobilità, cioè sostanzialmente darebbero non più 2.000 ma 1.500 euro perché tu rottami la tua macchina Euro 4, Euro 3 o Euro 2. Ma la cosa incredibile è che in un paese che vive di auto, nel senso che la nostra industria meccanica fondamentale è quella delle auto, noi incentiviamo gli italiani a buttare nel cesso l'auto per comprare che cosa? L'abbonamento all'autobus. Questi sono completamente matti. Non un'auto elettrica, che vabbè, diciamo che lascia il tempo che trova, ma non una macchina Euro 6 che non inquina, no, per evitare l'auto, straordinario, per andare a ingolfare i nostri mezzi pubblici, che ovviamente hanno criteri di inquinamento molto superiori a quelli delle auto. E oggi c'è un'intervista che vi segnalo del ministro Bonafede, guarda caso uno dei pochi ministri che i magistrati amando hanno mantenuto al Ministero della Giustizia, che guarda caso sul Fatto Quotidiano ci spiega che la prescrizione è una cosa buona e giusta, e che addirittura, ve lo leggo, Salvini avrebbe fatto cadere il governo perché non voleva fare la riforma della giustizia. Se di una cosa si può accusare Salvini è che lui, facendo cadere il governo dal 1 gennaio del 2020, contribuirà alla nascita di questo obbrobrio giuridico, per cui in Italia noi avremo dopo il primo grado la prescrizione per sempre, è inesistente, quindi avremo processi che potranno durare 40 anni perché i magistrati potranno prenderti per il culo oppure tenerti lì per 40 anni sotto l'angoscia di un processo, perché non ci sarà mai una prescrizione, fine prescrizione mai, un po' come l'ergastolo giuridico di tutti quanti i nostri diciamo possibili attenzionati dai magistrati. Certo, ci deve essere una sentenza almeno di primo grado, però insomma fino al primo grado ci arrivano. Pensate un po' voi che qua stiamo discutendo della prescrizione quando Berlusconi, vi può essere simpatico o non simpatico, è accusato dopo 26 anni di essere uno dei mandanti delle stragi del 92 e del 93 e di Falcone e Borsellino, dopo 26-27 anni. Questo vuol dire una serie di cose: innanzitutto che la prescrizione per alcuni reati non c'è evidentemente, o comunque è girabile, ma descrive anche il fatto della cattiva fede, cioè del fatto che in una grande repubblica, ma
fatta da magistrati, questi possono controllare la nostra vita per 50 anni, già lo possono fare, perché possono aprire un'indagine un giorno sì, un giorno no e fotterti la carriera per la vita, ma la cosa più divertente è che potranno tenerti proprio sotto processo per sempre. Berlusconi se lo cucina ovviamente Travaglio, dice è chiaro, adesso finalmente abbiamo capito che Berlusconi è uno stragista, già lo sapevamo perché nel 92 e nel 93 evidentemente Berlusconi e Cosa Nostra vedevano crollare i loro partiti di riferimento, cioè immagino socialisti e democristiani, e quindi era chiaro che si organizzassero per creare un nuovo partito, Forza Italia. Questo è uno, è il primo dei motivi induttivi per i quali c'era un interesse di Berlusconi a fare le stragi, compreso Costanzo. Ditemi un po' voi se vi sembra una cosa normale quella che vi racconta Travaglio, che però ovviamente prende spunto per attaccare Renzi, che ieri ha difeso Berlusconi, che nel frattempo invece attacca i suoi alleati di partito, in cui dice fascisti ed estremisti in realtà senza di noi non vinceranno mai. Il giornale oggi fa un'apertura su questo. Insomma, Berlusconi ieri è a Teatro Manzoni, e devo dire che in effetti Fini, quando fu sgovernato da Berlusconi nel 94, era cosa molto diversa dalla Meloni di oggi, questo non c'è dubbio, ma all'epoca fu scandaloso per i ben pensanti. Vi segnalo che oggi tutti piagnucolano sui dazi di Trump, il parmigiano, l'olio, la pasta potranno essere colpiti, ma lì in realtà non dovete prendere tanto con Trump, perché i dazi fanno schifo chiunque li ponga, ma su un'altra questione molto semplice, che Trump mette 7 miliardi di dazi, come scrivono oggi i giornali, tutti i giornali, ma tutti i giornali si dimenticano, ma perché mette questi dazi ritorsivi? Mette questi dazi ritorsivi perché l'Europa ha aiutato indebitamente con aiuti di Stato, sapete chi? Airbus, quella che fa gli aerei, e da chi è fatta Airbus? Da francesi e tedeschi, quindi la sintesi è che noi avremo i dazi americani perché francesi e tedeschi aiutano Airbus, e a pagarne le conseguenze saremo noi italiani, cioè cornuti e mazziati, perché in Airbus praticamente non ci siamo, loro fanno gli aiuti a questa carrozzone europeo che funziona da grandissima e che fa questi bellissimi aerei, che però hanno il problema di essere contro la Boeing, che evidentemente secondo il WTO ha meno incentivi di Stato rispetto ad Airbus, e quindi la storia completa è un po' diversa rispetto a quella che vi raccontano oggi i giornali. Bella l'intervista della Bellanova oggi sul Corriere, che ci dice che già siamo stati penalizzati per 1 miliardo per le mancate esportazioni in Russia per l'embargo, questa qua non ci vorrebbe proprio. Beh, Repubblica oggi apre in una maniera incredibile sui diritti, sull'intervista a Pisapia, insomma una roba pazzesca, ve la segnalo perché non dite ma che cosa vi è venuto in mente oggi per perdere lettori, anche se per perdere lettori vi devo confessare che il Sole 24 Ore di oggi è pazzesco, pazzesco. Come sempre la domenica devono fare scrivere il Max Weber della Luis, quello che ha cacciato Gervasoni, sapete il professore che è stato cacciato dalla Luis per un tweet? Beh, insomma, chi l'ha cacciato è questo Sergio Fabbrini, che tutte le domeniche scrive sul Sole 24 Ore. Io quindi mi sono impegnato con una piccola punizione, come se fossero di quelli che si frustava dietro, mi frusto, leggo Fabbrini. Allora, perché dico che Fabbrini è una tassa che deve pagare il Sole 24 Ore? Perché avendo fatto io il giornalista per qualche anno, io penso che la domenica voi ci sia un italiano, che sia uno, cazzo, ditemene uno, neanche i suoi studenti, che possono leggersi Fabbrini sul Sole 24 Ore, che inizia così: un passo in avanti è stato fatto, anche se piccolo, come discorso a Malta. Cioè Fabbrini, dopo 6 giorni, dopo che tutti i giornali ne hanno parlato, dopo che tutti i commentatori ne hanno parlato, mi parla dell'accordo di Malta della settimana scorsa. Ma questo è il senso della notizia, il senso del ragionamento? No, questo, pensandosi Max Weber, evidentemente pensa che tutti gli italiani stanno correndo in edicola, cosa ne penserà Fabbrini dell'accordo fatto a Malta la settimana scorsa. E il povero Tamburini, secondo me, non ha il coraggio di dirlo, il direttore del Sole 24 Ore dovrebbe prendere il Fabbrini, Max Weber della Luis, e dovrebbe dire: Max, guarda che agli italiani questa roba di Malta interessa, ma interessa lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, ma pure domenica ci devi rompere le palle su questa roba qui. Insomma, il problema è che non glielo può dire, rischia di essere cacciato anche lui dal Sole 24 Ore, come hanno cacciato, come si chiama, l'altro Gervasoni dalla Lux. L'ultima cosa che vi segnalo, che è straordinaria, l'avete letta, straordinaria, altro che Fabbrini,
il vero filosofo, questo Alan Finkielkraut, che fu menato, vi ricordate, sporco ebreo, gli dissero che i cretini dei gilet gialli, oggi un'intervista alla stampa, ci spiega perché Greta è una cretina, ma più cretini ancora di Greta sono quegli adulti che le danno tutto questo peso e tutto questo senso, e dice l'ecologia è troppo importante per lasciarla in mano ai bambini, e poi gli adulti perdono il loro onore facendosi mettere i piedi in faccia da questi studenti che non vogliono andare a studiare, e la considera una, diciamo, rivoluzione all'incontrario. Molto bello anche sul fatto che dice, a differenza del Max Weber del Sole 24 Ore, questa intervista favolosa alla stampa, Finkielkraut dice controllare i flussi migratori, insomma un filosofo che ha il coraggio delle sue idee e che vale la pena di leggere. Un grande abbraccio a tutti voi, domani sera come sempre Quarta Repubblica, ciao.